Benvenuti in questo nuovo video. Questa volta parliamo di audio, anzi lo state già ascoltando. Parliamo di questo, che è un microfono lavalier di Small Rig. La differenza rispetto a tanti altri microfoni che ho già provato è che questo è con il cavo, e parliamo anche di tanti metri di cavo, perché parliamo di più o meno 7 metri di cavo, quindi comunque è molto lungo. Secondo me l'ho tirato fuori proprio malissimo. Allora, questo è il L20 Vabbè, questo è il microfono. Allora, c'è ovviamente la sacchettina. Eccolo, già preso. C'è la sacchettina, poi c'è il cavo che è lunghissimo. Quindi questo potrebbe essere, secondo me, una cosa da utilizzare dove magari il wireless non c'è oppure non si può utilizzare. È costruito da lavalier, quindi dalla capsula sulla parte finale, poi abbiamo tutto il cavo e abbiamo poi un sistema che ci permette di accendere e spegnere il microfono, dare più 10 dB all'occorrenza, switchare tra camera e telefono, perché sì, si può usare anche con il telefono, andare a fare un taglio sulle frequenze e poi andare a ricaricarlo tramite USB-C, perché quello va ricaricato. E poi alla fine abbiamo questi 20 cm, 30 cm di cavo con il mini jack. Quindi questa è la costruzione. Nella scatola poi arriva anche l'antivento, il cavo USB per caricarlo, una pochettina per buttarlo dentro. Comunque una pochettina. Quindi questo è ciò che vi arriva nella confezione. Per chi è questo microfono? Secondo me questo è un microfono dedicato a due categorie. I non professionisti, che quindi hanno bisogno di una qualità migliore di audio senza andare a spendere troppo e non avere troppi sbattimenti con un microfono wireless, mentre la seconda categoria potrebbe essere quella del professionista che vuole comunque un backup per avere una sicurezza durante i lavori. Vi racconto un aneddoto: a Milano, nel Palazzo Unicredit, abbiamo avuto un problema con delle rote link perché all'interno della trasmittente entrava Radio Capital. Voi mi direte: ma com'è possibile? Non lo so. Fatto sta che entrava Radio Capital. Abbiamo cambiato gli 8 canali, non cambiava niente perché lavorano a 2.4 GHz, quindi da qualche parte arrivava sta connessione e c'era la Radio Capital. Quindi questo può accadere, e in quel caso switchavamo, abbiamo spostato lo shooting di un giorno, nel nostro caso perché era fattibile. L'alternativa era utilizzare un piano B con come questo, e portavamo a casa il lavoro senza alcun problema, perché comunque devo dire che l'audio non è male, anzi lavora molto bene. Il secondo caso, quindi quello dell'amatore o del vlogger che non vuole spendere troppo, secondo me va benissimo, perché abbiamo 7 metri di cavo più che sufficienti per allontanarsi, avvicinarsi, insomma andare a creare tutte quelle inquadrature che possono essere interessanti senza far vedere sto obbrobrio. E soprattutto, mi raccomando, il filo si passa da dentro, non fatemi vedere sti fili da fuori che so proprio bruttarelli. Quindi è un'ottima soluzione che vedo due sfaccettature: un backup per il professionista, la soluzione più indolore, ecco, per chi non fa questo di mestiere e magari vuole avere una cosa più easy, più facile da collegare al cellulare, alla camera. Per il professionista, avere nello zaino un microfono con il filo potrebbe essere una soluzione salvavita in tante situazioni. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi!